Bentornato, sono Matteo e questa è Officina del Pilota. In questo video cercherò di dare alcuni consigli utili su come lavare gli esterni e gli interni delle nostre auto. Abbiamo a disposizione una Porsche 996 Carrera Cabrio. La macchina è stata trascurata tantissimo negli ultimi 2 anni e come puoi vedere c'è un bel po' di lavoro da svolgere. Questo è il classico progetto su cui i veri maniaci della cura dell'auto trovano pane per i loro denti. Se anche tu fossi un appassionato del settore, questo video fa per te. Quindi mettiti comodo, mettiti le cuffie, prendi appunti e mi raccomando, segui tutti gli step per il lavaggio perfetto. Perché ho scoperto sulla mia pelle che utilizzare un prodotto progettato da chi ama il lavoro che svolge fa davvero la differenza sul risultato finale. Per anni ci siamo stimati reciprocamente da lontano, ma senza avere mai l'occasione di entrare in contatto. Ma come tutte le favole, c'è sempre un lieto fine. Sono lieto di presentare sul mio canale la linea Maniac Line di Mafra. Tutti prodotti certificati made in Italy, di cui sono con grande orgoglio diventato brand ambassador. Quindi amici, rubo un altro secondo per consigliarvi di andare qui sotto in descrizione a vedere cosa vi ho lasciato, ovvero un codice sconto del 20% in occasione del Black Friday. Cosa aspetti? Oh, dimenticavo, se sei nuovo, iscriviti al canale e buona visione. Oggi mi occupo della cura degli interni, della moquette, della pelle, del volante. Utilizzerò i prodotti di Mafra, la linea Maniac Line. Mettiamoci all'opera. Aspiro tutte le moquette prima di lavarle. Deve tornare nuova questa 996. Della serie 996 maltrattatissima. Utilizzo All Purpose Cleaner per lavare le moquette. Questo dosatore è utilissimo. Queste blu sono le linee dell'acqua 1 a 5. Andiamo a mettere il prodotto all'interno. Lo applico direttamente sulla moquette. In questa zona mi aiuto con un pennello. Con un panno leggermente bagnato andiamo a rimuovere il prodotto in eccesso. Oh ragazzi, mi raccomando, queste setole qui devono essere morbidissime. Se non hai questo mostro qui, puoi utilizzare una spazzola o un bel pennello Mafra.
dosatore perfetto, anche il suono è giusto. Utilizzo un pennello con setole più morbide per fare le porte della Porsche. La devo fare tornare nuova sta macchina qua, è una missione. Un po' come spiegavo prima, spazzolina per stare un po' più comodi. Abbiamo mascherato bene l'impianto audio per non far entrare gli schizzi, e con un panno umido andiamo a rimuovere tutta la schiuma in eccesso. Poi magari diamo anche una soffiata col compressore. Prendo un panno asciutto e pulito e mi aiuto anche con un po' d'aria per rimuovere l'acqua che si è infiltrata per esempio qui sotto. Con il panno faccio assorbire l'acqua. E come vedi posso anche asciugare la moquette. Siamo arrivati al volante, è molto sporco, per cui utilizzo Interior Cleaner Purifier senza diluirlo. Questo è stato diluito a 1,5, però secondo me non diluito è meglio. Ho messo un pezzetto di scotch verde per vedere il prima e dopo. Copro il dashboard e spruzzo solo nel lato sinistro, così vediamo la differenza tra prima e dopo. Con un pennello comincio a spazzolare. Questo prodotto è molto delicato, quindi è l'ideale per i volanti. Ne spruzzo anche un pochino diluito per fare un pochino più di schiuma, che mi piace tanto, e grazie alla schiuma riusciamo a penetrare meglio nei pori. E poi qui ci sono le cuciture, che bello, che bello! Anche dietro, non dimenticate la parte posteriore. Panno pulito. Azione di swipe, rimozione sporco, rimozione prodotto. Arrivo qui dentro nel pertugio. Come sei antipatico, pertugetto, perché diventa un ricettacolo dello sporco. Ah, guarda che bello! Guarda che bello! Perché poi questi prodotti sono anche dei purificatori per le nostre auto. Meraviglioso, meraviglioso. Un bel panno in microfibra. E torna anche l'opacità della pelle, che è la cosa che mi piace di più. Perché quando è lucida, dà proprio quel senso di sporco sgradevole che odio, detesto. Prendo il pennello con le setoline un po' più dure. Voglio andare proprio qua dentro, vedi? Era più sporca la chiave che i passaruota. Panno pulito e morbido, l'ausilio dell'aria, vado a soffiare per fare uscire quell'acqua che è rimasta incastrata là dentro. Quindi massima cura, ragazzi, anche perché non dimentichiamo che questa è una Porsche, una Cabrio, Carrera Cabrio, Carrera 4 Cabrio, con il faro a frittata, ok? Un po' bistrattata, ma sempre una Porsche. Questi pennelli sono fantastici. Ci fai
tutto. Ottimo, siamo a buon punto. Mancano i sedili e i cuscini delle sedute posteriori. Utilizzerò All Purpose Cleaner e Interior Cleaner Purifier. Bisogna andare in profondità, ragazzi. Solo col pennello Mafra puoi farlo. Proviamo ora Interior Cleaner Purifier sui cuscini dei sedili posteriori. Applico direttamente il prodotto sul supporto e mi avvalgo dell'utilizzo di questo pennello. Passiamo alla spazzola. Le setole devono essere morbide, mi raccomando, altrimenti rischiamo di rovinare il supporto. Con il primo panno rimuoviamo il prodotto in eccesso e con un secondo panno pulito e asciutto andiamo ad asciugare. Ragazzi, la prima cosa da sottolineare è che i prodotti funzionano benissimo. Gli interni adesso sono uno spettacolo. Ti ricordo anche che nella prossima puntata della 996 farò tutto il lavaggio degli esterni, mostrandovi come si decontamina una carrozzeria, come si usano i guanti col secchio, come decontaminare i cerchioni da particelle ferrose, la carrozzeria dal calcare, dalla resina, dal catrame. So che può sembrare lungo, ma credimi, è una passione. La macchina si mantiene meglio e quando usi il prodotto giusto diventa molto piacevole farlo. Ti consiglio quindi di iscriverti al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche e non perdere il prossimo video. Ma soprattutto ti consiglio di andare qui sotto in descrizione e utilizzare il mio codice sconto del 20% su tutti i prodotti Mafra e quelli della linea Maniac Line. Ciao!